Solitore che fa cose. L'altro giorno inaspettatamente arriva il postino con un pacco totalmente anonimo. Contemporaneamente mi arriva una mail da Asbury Italia che mi intima di leggere questa mail solo dopo aver aperto il pacco che mi sarebbe arrivato. Quindi praticamente mi arriva il pacco e mi arriva la mail. Quindi sono parecchio curioso di capire cosa c'è all'interno di questo pacco anonimo. Quindi senza indugio direi di aprirlo. Sono proprio curioso. Oh! Provi! Optimus Prime Studio Series. Praticamente è iniziata l'altro giorno la distribuzione in Italia, il 10 aprile se non sbaglio. Cavoli, figata! Ero proprio curioso di vederlo perché ho visto un paio di recensioni in giro e mi sembra davvero un ottimo prodotto. Bello! Direi di leggere la mail e vedere cosa mi hanno scritto. In breve, non vi leggo tutto quanto che è lunghissimo, mi scrivono che praticamente è una linea che è stata annunciata nel 2018 al New York Toy Fair per celebrare i 10 anni di fondazione, il Bayverse lo chiamo io, o lo chiamiamo tutti quanti Bayverse. Ogni giocattolo è contrassegnato da un numero, questo è il 5, e tutti i personaggi sono dotati di uno sfondo in cartone raffigurante la scena del film di riferimento. Quindi qua abbiamo la scena di Revenge of the Fallen, infatti direi, scusate, c'è scritto anche sopra Revenge of the Fallen, dove viene praticamente bastonato da Megatron, da Starscream e l'altro che non è Blackout ma è qualcosa di simile a Blackout. Cosa curiosa è che hanno rifatto tutte le scale per matcharle. Questa è una cosa molto interessante, mi scrivono che praticamente la scala del robot mod è stata appositamente creata nel modo più fedele possibile. Ogni action figure è infatti dimensionata in relazione alle altre, anche all'interno della stessa classe. Per esempio, un Deluxe Jazz è più piccolo di un Deluxe Bumblebee, che a sua volta è più corto del Deluxe Ratchet. Quindi sono state rimesse tutte quante in scala. Non sono totalmente sicuro di questa cosa, devo indagare un attimino. Comunque, quindi direi che lo sbalocchiamo e lo vediamo sul prossimo video.